Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Lo sappiamo. L'introduzione di questi episodi ha sempre questa cutscene da vedere e che, appunto, viene quasi introdotta nel finale precedente. Quindi, prima di dire qualunque cosa, viviamola. Anche perché avremo sicuramente un'accelerazione a breve. Vi parlerò un po' anche di come funziona nella mia testa lo spirito della riscoperta rispetto ad alcune chicche che potrebbero esserci o meno all'interno di un'opera. Quindi, caricamento a parte, siamo a 6 colossi e ho perso un easter egg. Pronti. Uno dei colossi più importanti di tutto Shadow of the Colossus. Credo che sia abbastanza anche semplice capire il perché. Per chi conosce Shadow of the Colossus, l'ombra del colosso. Allora, ne riparleremo a breve, ovviamente. Avremo modo di discutere della mia affermazione, ma fondamentalmente, ragazzi, io so, mi avete confermato, ne ho parlato anche nello scorso video, che all'interno della foresta che ospitava il percorso per raggiungere Barba esiste un easter egg di The Last Guardian. Che io non ho cercato abbastanza approfonditamente proprio perché di base ero convinto che fossimo al quinto colosso. Avevo un lapsus durante il gameplay che non mi ha permesso di trovare, di avere la giusta attenzione per trovare quel segreto. Ora, io non ho appunto cercato dove si trovi, perché a seconda dei casi potrei tranquillamente cambiare questa prospettiva di interazione con voi, ma in una riscoperta, in una semi-blind run, quindi a me piace anche sbagliare e non trovare, o magari il fatto che una vostra informazione non sia necessariamente giusta, vostra, o che io abbia sentito dire, o che abbia letto in giro, quindi non ho cercato, proprio perché non voglio che alcuna prospettiva di questo remake mi venga anticipata anche visivamente, no? Quindi, se non sbaglio, la foresta era in questa direzione. Poi probabilmente invece mi sto sbagliando, ma soltanto perché chiacchierando magari mi ci sono gettato troppo presto. Ma probabilmente no, ho azzeccato, perfetto. Ora, mi metto a cercare, scendo dalla nostra fida destriera e cerco questo easter egg che non ho mai visto. So che si trova nella foresta. Non so quanto sia evidente, non so se è un dettaglio, non so se è una stanza all'interno di una caverna, non so niente. Allora, fondamentalmente ho letto i vostri commenti, mi avete detto che è in una cava, però io visivamente non ho visto su YouTube o immagini che mi esplicitassero cosa cacchio è questa cosa, perché io sono molto curioso, io sono molto, molto preoccupato. Non voglio essere critico, ho sentito dire, ve l'ho già discusso in qualche vecchio episodio, io devo cercare i dettagli perché magari c'è qualche... che esiste Fumito Ueda nei crediti come supervisore, questo è molto importante. Bisogna prendere molto sul serio un easter egg di questo tipo se l'autore è dietro la produzione, anche soltanto per una telefonata. Ma non possiamo sapere la sua interazione. Ora, io sono molto, molto interessato a capire di che si tratta, perché in una serie come questa il poterne parlare in tempo reale e con un impatto che sia istintivo può essere importante per valutare le mie emozioni nel vivere il momento, tanto quanto il vostro capire il mio punto di vista defiltrato, a caldo, che può essere imperfetto, impreciso, impulsivo, ma rimane piuttosto valido, proprio perché ne sento
un'emozione viscerale in quel momento, no? Trasmette un'emozione viscerale. Io non accelererei nemmeno, tanto è bello muoversi in questo bosco in realtà, eh? È veramente, veramente bello. Perché camminare così ad esplorazione da gamer, quindi senza poesia, cercando nei vari perimetri, eccetera, non è affatto male. Però potrebbe volerci molto tempo e potrei fallire. Potrei fallire. A quel punto, se fallirò, potrei ritenere opportuno fare una ricerca, perché magari è un segreto molto più sottile di quello che mi avete detto, perché io ho sentito parlare del fatto che è proprio un segretone, non è il fiore di Flower dentro Journey, capiamoci, chi può capire intenda. Se si tratta del fiore di Flower, avrei avuto bisogno di indicazioni molto precise, invece mi avete detto cerca che trovi, in quanto non è esattamente... Wow, non è esattamente qualcosa che può passare inosservato. Vediamo, sono alla mercé della mia capacità esplorativa e senso dell'orientamento. Perfetto. Oh! Foundia? Può essere? Datemi una torcia! Un binocolo! Allora, lo so che sembra impacchettato, ragazzi. La primavera non arriva qui. Oh! Stavo per deludermi pensando che fosse solo un luogo con una monetina, ma a quanto pare qui c'è quello che mi avete detto. Ok. Si può interagire? Quindi questo è l'easter egg. Ah, la farfalla blu era anche fuori prima. Si percepisce dal mio silenzio che non mi è piaciuto. È solo un easter egg, quindi. Agro, attenta. È davvero solo un easter All'interno di Shadow of the Colossus mettere una cosa soltanto chicca? Perché vi spiego, cerco di esprimermi. Una delle cose più affascinanti di quello che è la trilogia di Ueda, l'attuale trilogia che sta per diventare nei tempi che possiamo immaginare una tetralogia, è capirne la collocazione temporale, la sua narrativa, l'universo, l'ambiente, no? Come si interfaccia capitolo dopo capitolo, visto che il mondo è lo stesso, anche se dalle ultime interviste The Last Guardian sembra essere molto lontano da Shadow of the Colossus e Ico in entrambe le direzioni, sia per quanto concerne la temporalità, sia per quanto concerne la geografia. Questa è una cosa molto importante. Io trovare, indipendentemente da quello che si può desiderare o cercare di capire, un barile non è una grande idea, nel senso che non si fa prendere sul serio. Messo lì, dico. Cioè, non è... È una cosa così fragile e messa lì a totem. Può essere... So, non mi sto spiegando, mi rendo conto che non mi sto spiegando, ma cerco di spiegare il concetto in maniera più semplice. Non so quanti di voi lo sanno, probabilmente faranno no, capirete quindi anche la mia perplessità, ma The Last Guardian è tutt'altro che... diciamo che... è tutt'altro che superficiale nei collegamenti con Shadow of the Colossus e Ico, in quanto il sarcofago... Allora, sto anticipando l'anima del guardiano, ma il sarcofago all'interno del prologo di The Last Guardian,
quel sarcofago quasi palesemente alieno a modo suo. Ragazzi, che meraviglia. Cos'è quel ponte? Quel sarcofago è diviso in 16 sezioni. È diviso in 16 sezioni, ok? Non c'è bisogno di dire altro, giusto? Quindi, indipendentemente da una possibile cronologia degli eventi, quel dato è molto rilevante rispetto a quello che si potrebbe considerare essere un'informazione importante per capire la collocazione narrativa delle varie opere. E quindi si poteva fare anche soltanto un geroglifico, un semplice geroglifico. Su una parete di un sarcofago in 16 parti poteva far pensare che Shadow of the Colossus era un sequel. Perché a questo punto Shadow of the Colossus diventa un sequel. Cioè non è energia, è uno dei barili. E i barili, senza fare spoiler di The Last Guardian, sappiamo cosa sono. E quindi Shadow of the Colossus, voi potreste dirmi, guarda Mike, è soltanto un easter egg. Interessante, quel dettaglio non l'ho mai visto. Neanche nell'originale, potrei farci un salto poi. Se è solo un easter egg, Shadow of the Colossus è un gioco nel quale. Ecco, è lo stesso discorso dei collezionabili. Puoi metterci degli scherzi, puoi metterci qualcosa di buffo per premiare l'esploratore, ma essendo un'avventura che basa totalmente se stessa e la sua esperienza rispetto al cuore del giocatore che vuole trovarne i segreti, se trovi qualcosa che in realtà ha solo un valore giocoso, senza che sia palese, quindi lasciando il dubbio, specialmente quando si sta a discutere delle varie cronologie, non lo promuovo tantissimo. Dovrò esplorare. Ma intanto la faremo l'esplorazione massiccia di questa mappa insieme con l'accelerazione e a quel punto anche con aiuti della community che ormai un appassionato come Nomad Colossus, eccetera, avrà trovato l'ira del cielo. Avremo modo di trovare qualcos'altro. Perché magari non è l'unico easter egg. Spero non sia l'unico, spero che ci sia qualcosa. Poi è ovvio che io sono. È che non volevo essere troppo banale. Quindi, se avete visto nella mia espressione un chiaro pensiero che non stavo dicendo, lo ammetto, cioè, io ho una voglia matta di andare a vedere la spiaggia di Ico. Perché, appunto, in Shadow of the Colossus è ritenuta la spiaggia di Ico, ma non è poi esattamente topograficamente uguale. E quindi volevo vedere nel remake come era stata resa. Oh, l'ho uccisa e si è sciolta. Grazie. Preghiamo. Ok. Allora, sono curioso in realtà di vedere questo colosso anche perché è uno di quelli che, come Avion, era. E dovrebbe essere fortemente caratterizzato in un remake. Avion mi è piaciuto meno dell'originale, si è capito. E gli altri mi sono piaciuti tutti di più, ovviamente, perché l'operazione di remake è eccezionale. Ma questo è il serpente sabbioso, di cui non ricordo il nome adesso, appunto. Mi incuriosiscono molto. Sentite. Faccio un po' di regia. Oh, questa è una distesa di verde. Dove non siamo mai stati. Prima d'ora, ovviamente.
Oh, scusami, Agro, ero terrorizzato come al solito dai mezzi professionali. Che engine pauroso. Ho sentito cosa avete detto sull'engine, appunto. Non mi sono ancora informato a livello tecnico, ma è chiaramente proprietario. Ho anche sentito le voci che girano riguardo al fatto che Bluepoint stia lavorando a un remake di Metal Gear Solid 1. Non mi espongo per ora. Sarebbe veramente incredibile se eseguito con questa penuria. Con questa non penuria, nel contrario, con questa attenzione estetica. Però. Contemporaneamente, Bluepoint, non è una compagnia che si è messa a appunto produrre videogiochi di per sé. Quindi, come faresti un remake che si basa così tanto su un upgrade tecnologico anche delle animazioni? Cioè, io vi dico le mie perplessità: Metal Gear Solid 1 non è Metal Gear Solid 2, le animazioni. Potresti prenderle o in qualche modo ispirarle a quelle che sono state eseguite per coso? Twin Snakes? Sì, ma non le cutscene! Non le cutscene! No! Non devi, no, non devi, ovviamente no, non lo farebbero mai. Non lo farebbero, non si permetterebbero mai. Ah, è vero! Questo era il classico colosso che mi metteva nel panico da piccolo. Perché mi perdevo tantissimo! Perché mi perdevo tantissimo in quanto arrivavo qui e poi dicevo, e mo che faccio? Ok, andiamo, andiamo. Insomma, appena si sa qualcosa di più, approfondiremo. E non lo so perché Konami non la riesco a vedere come particolarmente coinvolta in una cosa del genere. Ma forse sì, non è qualcosa su cui deve lavorare, deve soltanto investire la licenza e aspettare i soldi. Non è chiaramente una pessima mossa di marketing, anzi. Modalità foto a non finire qui, solo che non c'è luce per fare i fichi. Cominciano a essere tanti, eh. Sto toppando, vero? Sto toppando completamente. Di brutto. Di brutto. Ben venga. Benvenga. Ci siamo fatti le nostre discussioni e io non potevo in una riscoperta non perdermi. Quindi prendiamoci questa coda e riprendiamo la via nella direzione giusta, nel mentre completiamo la preghiera ai santuari. Eccoci qua. Meraviglioso. La ciclicità, ragazzi, del giocatore. La riscoperta è incredibile.
dimostra in qualche modo comunque che anche con esperienza certi errori li fai sempre. Idrus, credo si chiami Idrus, non ho una memoria perfetta su di lui, mi ha sempre fatto perdere. E perché? Perché adesso, stavolta me lo ricorderei, perché c'è un piccolo bivio in quella discesa e tu devi andare a sinistra, io sono andato a destra. Beh, con questa risoluzione grafica e questa definizione poligonale e estetica sono veramente curioso. I tuffi ad angelo che ho fatto qui. Allora, vediamo. Cerchiamolo, andiamo in cima. Ehi, ma questa è la spirale di Petit Londo! Oh! Quindi Shadow of the Colossus. Oh! Sono le rovine di Lordran! Anche premendo L1 non appare nulla, ma la forza fotorealistica che mostra, nonostante la sua volontà di essere colorata, no? Questa ambientazione è fantastica. Io vi ricordo quello che dissi sull'acqua e lo specchio, i suoi colori, insomma. Comunque. Ok. Perché questo colosso è così importante? Perché lo è. Wow! Meraviglioso! Veramente meraviglioso. Questo è forse insieme a Valus il più bello visto fino ad ora nel remake. Pazzesco. Che meraviglia! No, questo è stato veramente interpretato con energia creativa. Wow. Sentite i suoni. Lo si riesce a seguire molto meglio, tra l'altro. Beh, questo colosso è importante. Perché è il più pacifico in assoluto. Completamente inerme, completamente incapace di fermarci. È assolutamente non meritevole di essere distrutto per il nostro tornaconto personale, per il nostro egoismo, che sia d'amore o di redenzione. Oh. Ci ha visto. Bello. Veramente stupendo. Ah, e questo più che mai non lo ricordo ad Arda, a dire il vero. In effetti, non ne ho idea. Vai. Sentite la musica? Eccola. Volevo anticiparla, ma... Vai. Mamma mia, che bello che è lo specchio dell'acqua. La superficie. Conduce l'acqua, avete visto? Porca miseria, il volume dell'acqua, incredibile! Non ho fatto abbastanza forza. Qui c'è da fare... Qui ti possono fare delle foto. Ah, devo essere più vicino. Non sono un wonder qualunque, Idrus.
Avete visto lo spessore della superficie dell'acqua, se capite cosa intendo? Ora. Ora. Dai, 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 permettimi, no? Ancora no. Quasi. Porca miseria, si possono fare delle cose paurose. Per esempio, potrei muovermi. Non è così comodo. Ho ancora lo spruzzo di oscurità e non posso allontanare. Non posso. Volevo provare a fare una foto attraverso l'oscurità. Perfetto. Ah, peccato, l'abbiamo perso. Non avremo mai abbastanza stamina. Oppla. Ma lui ha perso energie. Manca soltanto il punto vitale. Chi non conosce Shadow of the Colossus, mi chiedo cosa pensi in questo momento. Questo è il momento in cui anche da piccoli ci si è resi conto che c'era qualcosa di strano quando sconfiggevamo un colosso. Non c'era una fanfara di vittoria. E quindi? Che significa? Perché una creatura così buona va distrutta solo per tenere la sua energia? Certo, è giusto, in un punto di vista, sotto un punto di vista egoistico, ma... Dormin ha detto che c'è un prezzo da pagare. Questo colosso è inopinabilmente, e questo è molto particolare da dire, molto forte da dire, specialmente per me, è superiore a quello che poteva essere nell'originale, perché i colori degli occhi così visibili, eccetera, cioè, funziona. Questa visibilità subacquea è bellissima, bellissima. Fantastica, veramente fantastica. Ragazzi, cioè... Wow. Ora noi lo abbatteremo, ma wow. Poi magari scopro che ce n'è una sulla coda e non mi ricordo, eh. Magari ad Ard... Guarda che magari c'è veramente? No. Devo stare attento perché... La pressione dell'acqua e la forza motrice del colosso ci impedisce di arrampicarci mentre siamo sott'acqua. Mentre siamo immersi. Non so se avete notato il bellissimo effetto di pelo bagnato. Guardate, lo vedete? Il come rifrange la luce? Ragazzi, sta roba è forte, eh. Che belle le cose fatte con amore, fatte con cura, fatte per il desiderio anche di fare un buon lavoro. È così raro vedere una cosa del genere. Oh, oh, che è successo? Oh! Ma non posso succedere. Ma oh! Ok, ma che cazzo? Fermo! Non è normale. Non c'era scritto questo nel contratto. Brutale. Ecco, questo è il più esplicito degli assassini, diciamo. Delle uccisioni. Assassino è sbagliato come termine, però insomma, assassinio è sbagliato, però. E via. Non faccio l'attacco in salto perché non si sa mai. Mi potrebbe fare...
Bello. Bello davvero. Si spengono anche le luci. E ora vediamo se come Avion. Sapete che secondo me in questo remake, una effettiva mancanza di cura c'è ed è quella che dovrebbe far vedere i colossi che si... Ah no, eccolo, ok. Ma è immobile o si muove? E basta. Andiamo a vedere perché Avion a me mi sembrava paralizzato nella posizione del ricordo. E non vorrei che Hydrus. Non c'è più? Se non c'è più è meglio, ma. Non lo so, non mi convince. Sono un po' dubbioso su come hanno reso. Anche perché era visibile, comunque lo potevi vedere affondare nell'originale. E invece qui c'ho sto brutto dubbio. Molto opaca l'acqua. Tentacolini? Eccoli! Vedete, l'hanno buttato sul fondo. Belli però, eh? Ficata sta cosa. Sono riuscito a mostrare qualcosa, dai. Eccoli. Ok. Bene. Possiamo cominciare a dare un'occhiata? Dopo il prossimo, a Wander più da vicino. Sono curiosissimo di Bazaran. Comunque, per ora. Ne abbiamo discusso di qualcosa di figo. Alla prossima.